Salve, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale di Ospedale Ezio del Pino. Avremo diverse notizie di cui parlare oggi, ad esempio potremmo iniziare... Scusa, a dopo. Avremo diverse cose di cui parlare, ad esempio potremmo iniziare da un incidente molto brutto che è successo giù alla piazzetta di Padre Pio, dove un ragazzo è stato investito dal... un ragazzo, Ettore Calandro, è stato investito da... da un motorino. Servizio di Ciaccarella. È stato ritrovato morto il corpo del giovane Ettore Calandro, il povero ragazzo vittima di un incidente stradale. Ora i poveri amici che stanno guardando da fuori il cancello, tutti disperati per la morte del giovane amico. Ora il nostro Fabiano sembra in un posto migliore. E allora intervistiamo per il rammarico le parole del nonno e della mamma. Un attimo solo, linea allo studio. Oh, povero figlio mio, ma che succede? Anche mi sono morto solo là. Ma che cazzo è stato che l'avete tutto muovato? Che la nonna mia, che la mamma mia, povera, non è una fortuna, perché non potete che balcata mai. No, ma che succede? Ma non mi potete mai morto tutto così. Tengo in data, quello che ti ha detto la mamma, ti ha già detto, te non ci ha cacciato sì, cacciato. Ma che la mamma non è un cazzo studio, mamma. Le parole incomprensibili dei parenti del povero Ettore, ora dopo il triste rammarico e le ultime fiaccolate in segno di riconoscenza per questo povero uomo, questo piccolo grande uomo, linea allo studio. Dunque, dopo questa notizia sconcertante, passiamo allo sport. Ad esempio potremmo parlare della nuova squadra di calcio dell'ospedaletto d'Alpinolo, con dei nuovissimi giovani talenti e con il loro nuovo allenatore, che è molto soddisfatto del lavoro che stanno facendo in campionato, tutte sconfitte e un pareggio. Ottimo punteggio per linea allo sport. Ora stiamo vedendo le imprese di questi giocatori che fanno uno più pena dell'altro. E attenzione che qui c'è anche l'allenatore, che lo vediamo inquadrato, se la regina lo vede, un po' insoddisfatto. Proviamo ora le parole, il suo rammarico verso la squadra, linea allo studio. Fate schifo, parete della merda, stronzi! Ma dove vi porto? Non andate nella Povercelli, ma che carpirla! Ma che cazzo fai? Non devi usare le mani, stronzo! Tu che cazzo fai? Vai in tribuna! Signora mister, cosa ne pensa del rendimento della sua squadra? Ma fanno tutti cacare in questo posto. Ma si impazzano mai. Che cazzo fate con le mani? No, porca, ma gira subito! Stai fermo! Mister, scusi! Mister! Mister! Mi scusi, mister! Allenamenti, flessioni! Mister! Mister, può venire qui per favore? Senti, ma sono un po' in angiante. Quindi dove pensa di portarli l'anno prossimo ai suoi nuovi talenti? A cagare. Perché hanno giocato... Attenzione, molto brava la sua... Che cazzo fai, i palloni non li compri tu, coglione! Ora, mister, ma lei ha mai fatto una frittata, una cotoletta? Io giro me la cotoletta, se non si brucia nel forno. Faccio la cotoletta impanata, ecco. Che cazzo fai? No, la pezza è normale! Ok mister, l'ultima domanda prima a... Come fa quando vengo? Fa tua madre! Beh, e dopo il servizio del calcio passiamo direttamente al meteo, il nostro inviato Iettatoro. Iettatoro, ci sei? Sì, ci sono. Allora, oggi vediamo che il tempo è molto nuvoloso, con probabilità di pioggia molto scarsa. No, ma ora sta piovendo, attenzione, si sente molto piovere. Un ombrello, per favore? Un ombrello? Grazie. Iettatoro! Bene, passiamo alla nostra ultima agenda oggi, che parlerà di costumi e culture. Adesso vedremo un canto popolare di Ospedaletto d'Alpinolo di Pietro Dello Russo,
e la sua band. Buonasera a tutti, benvenuti nella sezione costumi e cultura. Per voi oggi in esclusiva la band degli Aristocratici. Prego, cantateci una vostra canzone. Per oggi è tutto, questa edizione del telegiornale di Superletto è finita, ci vediamo alle 19.